è vero, per fortuna ci sono queste occasioni dove facciamo un pochino il punto della situazione e cerchiamo di capire se questa rincorsa al GNL vedrà un traguardo. Io ho la sensazione che siamo all'inizio del tunnel, ancora c'è da farlo tutto, perché molte cose sono state fatte, anche assolutamente importanti, però ci sono ancora, diciamo, delle zone oscure dove dovremmo mettere la mano per rendere veramente efficace, soprattutto nel mondo, in questo mondo, cioè nella navigazione, perché ancora non ci sono assolutamente, non c'è una traccia di linea guida di come potrebbe essere fatto il bunkeraggio di GNL su gomma barra su bettolina, diciamo, le navi, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, mi dà un filo di preoccupazione, perché ho la sensazione che siamo un po' in ritardo rispetto a tutte le attività di realizzazione e in qualche cosa in fase di permesso di realizzazione degli small scale LNG. Ce n'è uno che ha già cominciato i lavori a Oristano, ce n'è uno che sta cominciando i lavori a Ravenna, e stanno per nascere Venezia, Livorno e in Sardegna altri due punti dove poter, diciamo, approvvigionarsi di GNL. Ecco, siccome per realizzare questo ci sono imprese che stanno investendo decine di milioni, bene sarebbe che insieme a queste realizzazioni si lavorasse a una linea guida per dirci, appena saranno pronti gli small scale LNG, come fare le attività di bunkeraggio, anche perché al tempo stesso ci sono già delle navi in ordine che hanno motorizzazione, che possono utilizzare anche il GNL, essenzialmente B-fuel, gasolio marino e GNL. Ci piacerebbe poter dare immediatamente una risposta, un servizio a questi armatori che hanno fatto questi investimenti importanti.